vostra! Tutti dobbiamo salvarci. Che errore! Qualcuno deve essere sacrificato. Non vi do niente, basta! C'è un incendio nel rifugio! Guarda, ma quello è il tuo pisello. Non si fa vedere il pisello in camera. Alfa 88 al rapporto, ditemi tutto. Sono appena rientrato in camera in questo momento. A Firenze? Erano questi gli accordi, no? Torni a Firenze, ti facciamo vincere e restituiamo l'ostaggio. Sì. Cosa? Devo accendere la luce. Bello, l'accendo. Ma come fai a sapere che la luce è spenta? No, dai, mi state già filmando. Ma cos'è, interrogatorio? Sì, vinco da Firenze e mi restituite Gordo, non è un problema. Bastardi. Siete degli stronzi, mi fate perdere anche oggi, vengo a cercarvi. Infatti. Raga, è successo un problema grave, ora vi spiego. In pratica, niente, hanno rapito Gordon e l'unico modo per averlo indietro è vincere la partita a 60 seconds. Beh ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video della serie di 60 seconds. Ma scusate, dove state guardando? Sono qua su! Oggi non ci sono scuse che tengano. Dobbiamo portare a casa questa missione. Iniziamo dalla stanza dei bambini, va? Che mi sembra la migliore, considerando che sono entrambi insieme. Così prendiamo Mary Jane al volo, che l'ultima volta si è rivelata molto ma molto interessante. Prendi anche la torcia, bravissimo, corri. Dopodiché io provvederei a prendere immediatamente figlio, questa scacchiera che di solito non la prende, vabbè, non la prende, ti devo dire. Non hai spazio per il medikit? Ok, grandioso. E porta in saccoccia. Abbiamo, se non sbaglio, nostra moglie qua. La valigia la lascio come al solito lì, che non mi serve a nulla. Prendo la mappa, prendo la maschera e porto in saccoccia. Non penserò alle provviste, ve lo dico subito, prenderò solo le cose che non ci sono al rifugio. Se funzionasse il mouse magari, Non ho visto dove è la radio, ho preso il fucile intanto al volo. Qua cosa c'è? Prendi tutto il possibile, eccolo qua. La radio è qui, prendila. Bravo, anche l'accetta, ottimo, tanta roba. Se riesci a prendere anche questo lucchetto, è il top of the tops. Bene, veloci. Non so cosa riusciamo ad arraffare al volo. Una bottiglia d'acqua, oh mio Dio. Corri, sì, ce l'ho fatta. Siamo salvi, il rifugio è pieno di belle persone. Ora belle forse si fa per dire. Però la nostra famiglia è al completo. Devo dire che non è andata affatto male. Ancora una volta siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Questa si chiama culo comunque. Tutti salvi. E qua sotto abbiamo trovato un libro del giovane Armotte che non avevo preso. Certo, stare al sicuro qui è molto meglio che farsi polverizzare là fuori, ma non significa che non abbiamo una voglia matta di aria aperta. Probabilmente il quartiere è più tranquillo dopo i bombardamenti. Possiamo sacrificare la maschera per delle provviste? Sì, per il semplice motivo che non ho preso praticamente niente. In superficie tutto quello che era giù era già giù. Visto e considerato che adesso però la zona è contaminata, non possiamo ancora uscire. Prima avrei potuto farlo con la maschera, adesso no. Usiamo sto medikit per farli dormire oppure no? Se non li fai dormire si ammalano tutti quanti. Se si ammalano tutti quanti è un problema, visto che ogni volta opto sempre per l'altra opzione. Diamogli questa volta un'occasione in più. Si sono imbottigliati di farmaci, che poi avete presente, no? Come si prendono le pasticche, buttate in bocca e poi con l'acqua le buttate giù. Loro, per risparmiare l'acqua, l'hanno prese con la zuppa di pomodoro. Io da piccolo mangiavo le pasticche dentro la brioche a colazione. Giorno 4. Che cos'era quello? Un topo? I topi di solito sono più piccoli dei gatti, di sicuro non hanno due code. Dipende, se è una pantecanona. Stavo quasi per dimenticare mi dargli da bere. Che errore! Per il topo penso basti l'accetta, non sprechiamo colpi di fucile. Vengono a bussarci i mendicanti e noi, che siamo fin troppo gentili, gli diamo una bottiglia d'acqua. Il medikit non lo avrei mai dato per nessun motivo al mondo, però una bottiglia d'acqua non si può negare a nessuno, dai. Hanno versato lacrime di gioia, sorrisi, abbracci, manco fosse Natale. Ma quando è che qualcuno qua pensa al mio di bene, eh? Non riesco a vincere da mesi ormai in questo dannatissimo rifugio. Porca miseria, un po' di fortuna. Nel dubbio direi di fare una spedizione. Vengono altri banditi, che fai, lo scortese non gli dà da mangiare? Mary Jane mi sa che non vuole andarci fuori. Però io mi fido molto di te, Mary Jane, quindi puoi andare senza alcun problema. Stai tranquilla che tutto andrà per il meglio. Tipo nei film horror, quando i due dicono andrà tutto bene e poi l'altro muore inesorabilmente. Oggi un mattone si è staccato dal muro e ha rivelato un buco. Ci siamo sentiti male per il tanfo che ha liberato. Terrificante. Dovremmo investigare e rimuovere la fonte del fetore. Io investigherei. Cioè, metti caso trovi un cane morto, te lo mangi. Ci siamo avvicinati al buco, temendo che uscissero artigli, zanni o altre parti del corpo mutanti e affilate. Ma non è successo niente di tutto ciò. Invece abbiamo trovato un ratto morto che aveva cercato di aprire una lattina di zuppa di pomodoro e non c'era riuscito. Probabilmente saremo più fortunati di lui, quindi l'abbiamo sequestrata.
abbiamo dato al ratto una degna sepoltura in una lattina vuota, perché alla fine se lo meritava. Va bene, ci sta. Le avventure del ratto zuppino lo chiameremo. Mary, 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 Jane, 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 Jane. È tornata, forse non nelle migliori condizioni del mondo, però d'altronde qualcuno deve essere sacrificato. Uno dei nostri vicini aveva la fortuna di possedere una barca. Quel vecchio brontolone la teneva in giardino e non permetteva a nessuno di usarla. La barca è ancora lì, ma il vicino non più. Finalmente abbiamo avuto l'occasione di darle un'occhiata dentro. Siccome l'oceano è piuttosto salato, avere una scorta d'acqua potabile a bordo era una scelta più che ragionevole. Adesso invece è ragionevole portare con noi tutte queste bottiglie. Due bottiglie d'acqua e basta. Raga, nient'altro, seppure ammalata, la missione proprio peggiore del mondo. Ne prepariamo un'altra e mandiamo il figlio, mi pare l'unica scelta ragionevole. Ti giuro, Mary Jane, che per colpa tua appesti tutto il rifugio d'ammasso. La ricaduta radioattiva è quasi terminata. È più sicuro viaggiare in superficie. E vai così. Vai, vai, Timmy, che ti diverti. Diamogli il libro con la speranza che torni, che se lo perde e prende male. Abbiamo per forza bisogno di un medikit. Voglio curarla, cioè voglio che arrivi in fondo. Tutti dobbiamo salvarci. Giorno 16, let's drink something. Oh, certo, ci offrono 4 bottiglie per una radio. Deve essere che la mia unica fonte di salvezza la do a voi. Non vi do niente, basta. Oh, peggio di quelli che ti vogliono vendere rose, allucinante. E poi magari sei con un tuo amico, ti vogliono vendere rose e dici: no, guarda, non mi interessa, perché non mi interessa. Prendi le rose, non le voglio le rose. Giorno 18, non so se lei deve mangiare, ma glielo diamo lo stesso. Quando nel rifugio c'è uno scarafaggio grosso quanto un gatto che si mette a ballare la Tectonic, forse la scelta migliore è usare un insetticida e massacrarlo. Sterminiamolo. Ma lo sai che quasi quasi... Ah, bello ce n'è anche per te, bastardo. Buoni, buoni, buoni. Abbiamo captato un altro messaggio radio dell'esercito. Questa sera dovremmo uscire con una torcia e segnalare la nostra presenza al loro velivolo di perlustrazione. A quanto pare ce n'è bello. Ti prego, le pile, quelle che funzionano. Ho sentito anche una porta, è tornato Timmy. Sta la merda, sta completamente malissimo. Ma chi se ne frega. Ha trovato le carte. No, ma si scherzano. Due zuppe, due bottiglie d'acqua e le carte. Dove sono i medikit? Drin drin, c'è la cabina telefonica sulla strada che suona. Vai Dolores, vai. Questo è il compito tuo. Ora mi spiegate come dei sopravvissuti la città vicina sanno il numero di una cabina telefonica. Cioè, roba assurda. Io mando sempre Dolores. Un gruppo di dottori oggi ha bussato alla nostra porta chiedendo delle provviste per rifornire i loro kit medici. Non abbiamo mai dubitato della loro buona fede. La prima volta mi succede. Pure i medici vengono a chiedere a me l'aiuto. Ma che cazzo c'ho scritto in testa? Farmacia. Abbiamo chiesto loro il tesserino, ma hanno risposto tutti quanti di averlo lasciato in un altro paio di pantaloni. Incredibile. Non ci hanno neanche leggermente fregato. No, 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 no. E la così. E una è andata. La malattia di Mary Jane è peggiorata. Lei ha deciso di partire e andare in cerca di una cura. Da sola. Ci ha lasciato un biglietto dove dice che non tornerà, visto che questa città non le è mai piaciuta fin dall'inizio. Siamo fottuti. Che cos'è sta roba? No? C'è un incendio nel rifugio. Cosa salvo, raga? Il libro dove ci vengono le armotte? La radio. Con la radio posso salvare... La radio, raga. Posso prendere la radio per forza. Addio libro. Addio per sempre. Giustamente dice: non possiamo rinunciare alla nostra unica fonte di informazioni. Io l'avrei sottolineato questo unica, giusto un po'. Che significa nessuno vuole più parlare con nessuno? Siete due persone, una porta. La mamma è tornata e non c'ha un cazzo di niente. Altre due bottiglie d'acqua. Oh, che bello. Non ci serve a niente la valigia e l'insetticida. Oh mio Dio. Dobbiamo tagliare gli alberi nel parco. Vai, vai con l'accetta. Si rovinerà, però magari l'aereo deve atterrare lì e io lo faccio. Sono un bravo cittadino d'altronde. Chi va là fuori? Oh, let's go Timmy. È il desiderio di qualunque bambino. Quindi vai e spara. È tempo di scommettere. Bottiglie d'acqua. Porca puttana, abbiamo perso. Il tipo deve aver barato. No, Timmy dovrebbe essere già tornato. No. Abbiamo incontrato una coppia di gemelli. Ci hanno detto che sanno dove trovarci, che ci contatteranno se ci servisse. Anzi, se gli servisse una mano. Vaffanculo. No, finisce il cibo, finisce tutto, raga. Non devo fare la spedizione. Eccolo lì. Dolores sembra star peggio, perché le ferite infette sono peggiorate d'altronde. Che bello. Chi va fuori? Vai Ted. L'unica nostra speranza. Con cosa? Con una torcia. E insomma Dolores, siamo rimasti solamente io e te. Senti tutti. No! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Raga, è tornato Ted, ma è morta Dolores. Dolores si è chiusa dentro col lucchetto. Ma che stronzè, vuole lasciarmi fuori a morire? Non posso più mandare nessuno. L'esercito ha inviato un comunicato. Vogliono incontrarci. No!
Non ci posso credere. Finché non busseranno al mio rifugio sarò fottuto. Ho paura, ragazzi, che dovremo attendere la fine dei nostri giorni qua con le ossa di nostra moglie e un pupazzo a forma di calzino. O era il contrario, forse. Il tempo va, passano le ore, io puzzo un poco di sudore. Per una volta tutta la mia vita vorrei vincere questa partita. Non ci posso credere. Cioè, con l'accetta potevamo aiutare i gemelli a costruire un accampamento e non l'abbiamo usata per tagliare gli alberi di quegli stronzi. Non nemmeno questo possiamo fare. È finita. Un gruppo di criminali sta picchiando alla porta. Ci sta imponendo di renderci e di consegnare tutte le provviste. Non ho niente. È finita. No! Pensavamo che questi banditi volessero ucciderci. Invece hanno preso solo Ted e l'hanno portato via. Ma chi è che spera che non gli succeda niente di grave, eh? L'osso sacro di lei? Non è possibile! Siete morti? Ma mi hanno rapito? Ma io che devo fare? È impossibile sto gioco. Tutte le volte che escono non trovano niente. Tutte le volte che tornano a casa succede qualcosa. È inutile che mi metti una pizza per farmi venire i feels di Breaking Bad, vaffanculo. Cari amici, sono estremamente deluso. Una missione è andata completamente in malora. Sono morti uno dopo l'altro. Prima la figlia che è scappata per cercare una cura. Ma chi cazzo sei? Will Smith, eh? Non è mica la fine del mondo. Cioè sì, è la fine del mondo, ma sti cazzi. E Timmy che gli do il fucile e porca miseria non torna manco a casa. Potevi tornare a casa e morire, a meno che non è il fucile, no. Dolores muore in rifugio, Ted viene rapito. Io non so più che dire. Dovrò semplicemente arrendermi e ora devo fare una telefonata perché questa questione non va bene. Adesso partono le botte. Sto arrivando. Siete pronti? Vi spacco il culo, merda. Ragazzi, io devo andare, il dovere mi chiama. Spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Basta, è per tutto. Sto arrivando, merda. Oh cazzo, la porta si apre, scusate, ho sbagliato. Sto arrivando, merda. Non avrò vinto, la corda è mia! L'ho salvato dal terribile destino che lo portava per essere per sempre uno schiavo. Perlomeno Gordon è stato salvato. E vabbè.